Buongiorno a tutti, oggi vediamo come sono fatte e come si installano padine di ultima generazione senza dissipatore sulla nostra Volkswagen. Questo sistema però, attenzione, questa nuova generazione di lampadine sono perfette per essere installate laddove ci sono lampadine normali incandescenza H7, H1, H11, dove noi vogliamo sostituire la nostra lampadina senza fare modifiche alla nostra auto. Scatolina con un po' di informazioni all'interno, libricino di istruzioni che ci spiega un po' come installare la lampadina in diverse lingue. In questo caso ci forniscono anche un simpatico paio di guantini per fare il lavoro, un po' bianchi, un po' che si sporcano. Peccato. E poi le nostre lampadine di ultima generazione, cioè lampadine senza quell'enorme dissipatore qui dietro. Questa è una lampadina che si va a sostituire ad esempio in questa configurazione con un H7 e si presta all'installazione nel fanale anabbagliante o abbagliante. Vengono vendute chiaramente in coppia, sono 6500 Kelvin e... Come possiamo vedere, questa è un H7 normale, normalissima incandescenza, questa è la nostra nuova H7 a LED e come possiamo vedere a livello dimensionale sono perfettamente uguali. Ok, iniziamo con il fanale di sinistra. La lampadina anabbagliante è quella più estrema, in questo caso di conseguenza è quella più rognosa da sostituire. Ed è qui dietro, c'è uno spazio circa di 2-3 dita, non di più. Normalmente un professionista tende a farsi più spazio, quindi smonterebbe il fanale, quindi ci sarebbe da smontare questa barra qui e più il fanale. In questo caso la sostituzione la farò così com'è. Per i più esperti sarà un gioco da ragazzi e per i meno esperti sarà un pochino più complicato, ma si fa. Quindi primo passaggio, facciamo ruotare il tappo di chiusura un ottavo di giro e fate attenzione che ci sia la guarnizione in buone condizioni, se no vi entra l'acqua dentro il fanale. Ed ecco qua, questa è la nostra H7 e questa è la staffa. Tirando così ci rimane questa che è la staffa. Questo sistema è adottato da diverse marche automobilistiche, in questo caso Volkswagen, ma anche ad esempio la Fiesta ha una staffa simile. Come funziona? Praticamente questa viene agganciata nel fanale e qui ci sono i due contatti per positivo e negativo per far accendere la nostra lampadina. Tirando si stacca la nostra lampadina H7. Prendiamo la nostra lampadina LED e la connettiamo così. Ok? Unico fastidio di questo tipo di lampadine è che hanno una polarità. Vedete che qui c'è scritto positivo e negativo. Quindi se invertiamo la polarità, la lampadina non si accenderà. Di conseguenza, vi starete già chiedendo, ma come faccio a capire dov'è la polarità? È molto semplice. Vedete questa tacca? Siamo obbligati a installare la lampadina solo in un modo. Così, quindi anche per i meno esperti non potete sbagliare la polarità. La lampadina può essere installata solo in un senso. Ora andiamo a reinstallare la nostra lampadina con due dita, quindi l'attrezzo perfetto, quindi le nostre mani, si installa la nostra lampadina. L'ho innestata e adesso vediamo se realmente si accende e funziona. Ok, adesso andiamo a installare il nostro tappo che dovrà fare un ottavo di giro in senso orario. Lo spazio è molto ridotto, ma l'operazione è fattibile. È tutto molto stretto, ci passano solamente due dita. Quindi questo è il tappo dell'anabbagliante, questo è il tappo dell'abbagliante che però ha una lampadina particolare che fa anche da doppia luce, quindi anche 5 watt per le luci di posizioni. Qui sotto, questo tappo qui, invece sono le frecce. Ok, passiamo al fanale di destra. Qui hanno sprecato dello spazio proprio, ci hanno lasciato lo spazio per una mano. Quindi come prima, in senso antiorario, così, vedete?
c'è più spazio, però in compenso c'è l'impianto elettrico che passa proprio di qua e quindi ci lascia lo stesso spazio che abbiamo sull'altro fanale. E si fa fatica proprio a estrarre, vedete, a estrarre anche il tappo, quindi la lampadina faremo un po' più di fatica, ma niente di impossibile. Adesso infiliamo le nostre due belle ditine, sempre in senso antiorario, andiamo a sfilare la nostra staffa con la nostra lampadina. Stessa cosa anche in questo lato, fortunatamente sono uguali, almeno questo. In pratica la sostituzione è molto semplice: tiriamo e togliamo la vecchia lampadina a cassette, prendiamo la nuova lampadina LED, quindi ha solamente un senso: tacchettina sulla nostra staffa, tacchettina sulla nostra lampadina, inseriamo e la lampadina è installata sul nostro portalampada speciale. Ora la andiamo a reinserire nel nostro fanale. Diamo un'asciugatina al nostro fanale e ci aiutiamo a vista a inserire la nostra lampadina. Così, non so se l'avete vista passare, spero di sì. E poi un ottavo di giro in senso orario e la nostra lampadina è installata. Come tutti i fanali, o la maggior parte dei fanali anabbaglianti, abbiamo questa capsula e quindi state attenti quando acquistate questo tipo di lampadina che non siano troppo lunghe, perché sennò andate a sbattere lì contro. Una volta visto che tutto si accende, quindi la nostra lampadina si accende, possiamo chiudere di nuovo e gli facciamo fare un bel ottavo di giro in senso orario, cioè così. Ok, ora accendiamo l'auto, andiamo ad accendere i fanali, poi andiamo sul nostro sistema infotainment, a macchina accesa, fanali accesi, andiamo sulla diagnostica car. E come possiamo vedere l'elenco è vuoto, quindi non c'è alcun allarme sui nuovi anabbaglianti. Questo perché queste lampadine hanno una potenza elevata e quindi superano la soglia di allarme della nostra diagnostica e quindi non ci danno l'allarme. Con queste lampadine non servono delle resistenze o altre cose sparse per il vano motore.